Allora, parliamo di sferzate di aria nuova, che è bene dare ovunque. Come si fanno le pulizie domestiche di primavera, solitamente si rinnova il guardaroba quando cambia la stagione, così sarebbe bene dare una sferzata anche a noi stessi, con nuova energia, nuova vitalità, per dare un'ultima tirata, prima o poi, del periodo naturale fisiologico della pausa estiva. Nuove energie, si cambia sotto tutti i profili. Come? A tra poco. Eccoci qua, bentornati. E la cosa che è importante, secondo me, adesso sottolineare, visto che abbiamo passato tutti quanti un periodo abbastanza complesso, perché c'erano le lezioni, c'erano comunque dei periodi in cui si chiudevano dei bilanci, per chi faceva gli esami arrivavano i risultati, adesso ci si prepara alle nuove sessioni, insomma, tante tappe importanti, tanti momenti di chiusura, di aspettativa e a volte anche di stare un po' seduti, perché tanto lavoro poi può portare anche un momento di incancrenimento, di disillusione, eccetera. Ma è il momento di darsi una nuova carica, nuova energia che deve entrare da qualche parte, quindi ossigenate, che possono essere date professionalmente con dei corsi che in qualche modo aiutano a trovare fiducia in se stessi, principalmente a trasmetterla a chi collabora con noi, alle persone con cui ci si relaziona, e quindi a crescere sotto vari profili. Se parliamo delle vendite, magari a dare un piccolo incremento al fatturato dell'azienda o del proprio lavoro; se parliamo invece in relazioni personali o di studio, avere un voto in più, avere qualche cosina. Tutto si può fare, no, Nicoletta? Stavolta, certo. Incominciamo questa settimana con Nicoletta, che ci dà sempre lo spunto psicologico della vicenda, quindi, perché quando uno è giù ha bisogno di essere tirato su. O cambia, è anche quella l'energia per darsi una svolta, si molla tutto e si ricomincia da zero. Perché però, no, se c'è l'esigenza di quello, perché no? L'importante è essere chiari con se stessi e anche con gli altri, perché se non sei chiari con se stessi e con gli altri, poi si crea confusione. E da un corso può nascere questo spunto, secondo te? Se la persona cerca quello, sì. Cioè, però la persona deve volere, Elena, perché in qualsiasi corso nulla viene dall'esterno. È questo che ci tengo, veramente. Quando le persone aspettano che sia l'esterno a darti le risposte, sbagliano. Ecco, allora, iscriversi a un corso, questo è forse anche molto utile per tante persone che lo chiedono, iscriversi a un corso e dire: mi casca la manna, il fico casca sulla testa, no. Ma non vorrei neanche fosse così, nel senso che il corso a volte fa cascare la manna perché dà gli stimoli giusti, però se la persona è chiusa, è impermeabile, non entra niente. Non succede niente. Assolutamente. Poi, se mi casca la manna ma io non agisco, che senso ha? Quindi è l'azione la vera, cioè, ok, pensare, capire, avere consapevolezza di certi mezzi, ma poi agire con chiarezza. Guarda, per me è fondamentale, una cosa che veramente per me è fondamentale nelle persone, che comunichino con se stesse e con gli altri ciò che hanno dentro. Questo è importante, perché se c'è comunicazione non ci sono fraintendimenti. Se tu mi dici una cosa che è quella, tante persone pretendono che gli altri leggano nelle loro teste. Certo. Pretendono di dire: tanto tu mi conosci, dovresti capire. Non è così, perché nei meandri della testa di una persona, quasi neanche la persona stessa a volte si capisce. Quindi comunicare, questo è un altro, certo, aspetto. E poi comunque un corso, Elena, io vedo che, guarda, ti dà quella vitalità, però se vieni con la voglia di metterti in gioco, questa è la base. Se vieni con quella voglia, gli strumenti li trovano le persone. Se vieni dicendo tutto incrociato, bene, ho pagato un corso, adesso mi cambia la vita, stai a casa tua. Nicoletta, sempre parliamo di interazione, di fiducia. Chi ci segue per venire ovviamente da voi deve aver fiducia. A un certo punto si deve instaurare un rapporto di profondissima collaborazione, perché dal momento in cui siete consulenti, e tante volte noi ne abbiamo parlato pochissimo di questo aspetto di consulenza, che secondo me è molto importante, oltre che formatori, è la base, cioè fiducia e rispetto sono i due cardini, ed è quello che veramente, quando c'è questa fiducia, c'è questo rispetto, tutti i processi scivolano via in modo sereno e in modo produttivo, perché ci si coopera verso qualcosa. Ecco, il fatto che aziende all'estero, dove voi comunque operate, tu hai, certo, spesso a volte all'estero in altre realtà, certo, così incondizionatamente hanno detto: sì, ti do fiducia perché ho visto che hai ottenuto dei risultati. È emblematico. Ma è emblematico, Elena, ma guarda, ero proprio all'estero a fare un corso ai formatori e il titolare dell'azienda, di 30 anni di formazione sulle spalle, ha detto:
finalmente avete visto cosa vuol dire far formazione, perché c'è uno stile, lo so, non è bello da dire perché sembra poco umile, però lo so lo stile che abbiamo, so il cuore che ci mettiamo, so la passione che esprimiamo, oltre che alle competenze, alle conoscenze, ma abbiamo una strategia, quella è la, cioè ci devono essere, perché quello si chiama il know-how dell'azienda Brain Up, giusto? Certo, Elena, che io dicevo proprio al titolare di questa azienda, ho detto guarda, sai perché c'è differenza? Perché ai vostri formatori date un calendario e li mettete in aula le persone, noi dall'inizio creiamo il contatto, parliamo e crediamo insieme i bisogni, studiamo insieme, cioè facciamo i consulenti, entriamo proprio in rapport. Ed è emblematico, Elena, come ti dicevo la puntata scorsa, che quando poi qualche imprenditore, qualche allievo, qualche persona ha un problema personale, che non c'entra niente magari con i corsi che ha fatto, ti chiama. Venite a vedere, appunto, perché si parla di un modo diverso, di un modo più dinamico, di un modo, venite a toccare con mano, almeno è conoscendo che si può capire, è lì che provi le sensazioni, perché poi anche la formazione, se sei, come dicevi tu, fiducia e rispetto, tutto scivola. Insomma, benissimo, grazie di essere stati qui con noi, come sempre a voi di averci seguito, ma noi non vi lasciamo perché ci ritroviamo ancora insieme la prossima settimana, grazie.